Salve a tutti, oggi continuiamo con la YouTube Pagan Challenge, siamo arrivati alla lettera F e per questa lettera l'argomento che ho scelto, come leggerete, sono le fate. Argomento che non era la mia prima scelta, onestamente, però poi ci ho pensato un po' su e ho pensato che potevo dedicare il video a questo argomento, perché le fate in effetti sono uno degli elementi che portano la gente a prendere molto poco sul serio il nostro mondo. Già in generale, quando si parla di neopaganesimo o di magia o di stregoneria, la gente per ovvi motivi storce il naso e non crede, o meglio, non prende sul serio quello che diciamo. Poi, se nel discorso mettiamo anche le fate e tutte le cose legate a questo argomento, è anche un po' naturale che la gente, diciamo, inizi almeno a considerarci pazzi, illusi o visionari, perché le fate sono una cosa che è universalmente considerata finta, fittizia, sono considerate un mito, una fantasia, e quindi riconosco che è complicato per le persone prendere sul serio qualcuno che parla di fate, a meno che io non sia una persona che ci crede, ovviamente, oppure che ne sia appassionato, però lì si tratta di una passione, non di crederci oppure di considerarlo una cosa seria, quindi va fatta anche questa distinzione. Il problema dove nasce? Vorrei parlarne giusto così, velocemente, senza fare una lezione, giusto un paio di considerazioni. Il problema nasce essenzialmente, secondo me, dall'immagine che hanno assunto le fate nell'immaginario collettivo, quindi anche nella cultura di massa. Perché diciamo che a partire un po' dall'epoca romantica, che abbiamo un cambio di immagine vero e proprio, soprattutto dal punto di vista artistico, che poi ha finito con l'influenzare anche il punto di vista culturale in genere, che sia sulle fate, perché appunto in epoca romantica, in epoca vittoriana, quel periodo lì più o meno, abbiamo un inizio di rappresentazione del mondo fatato che ha finito poi col corrispondere a quello che conosciamo oggi, quindi le classiche creaturine piccole, alate di solito, con queste ali tipo farfalla, oppure di libellula, di insetto in generale. Molto graziose, ben vestite, capaci di volare, che si occupano di far fiorire i fiori e armate di bacchetta magica che lasciano scintille lungo la loro scia. Ed è un'immagine questa che appunto ci siamo trascinati fino ad oggi, complici gli artisti, gli illustratori e poi più in avanti anche gli animatori. Pensiamo semplicemente a come la Disney ha marciato su questa immagine delle fate, propinandoci la loro versione ogni volta. E quindi sono state molte le variazioni sul tema, però in generale, se si parla di fate, la prima immagine che viene in mente è proprio quella del piccolo essere alato, di solito femmina, ma a volte anche maschio. E quindi, ovviamente, per forza di cose, non è una cosa che si può prendere sul serio, perché noi sappiamo che è una cosa impossibile a livello fisico e materiale, non ci sono prove, qualcuno parla di avvistamenti ogni tanto, ma è come per gli alieni, come per il mostro di Loch Ness, cioè parliamo di qualcosa che non è veramente dimostrabile, non ci sono dati inequivocabili, quindi è una cosa che fa abbastanza ridere se uno prova a prenderla sul serio. Il problema, come dicevo, è appunto il fatto dell'immagine, perché prima che avvenisse questo cambio di immagine, le fate e in generale il cosiddetto popolo fatato intanto non erano considerate una specie singola. È vero che anche oggi abbiamo qualcuno che diciamo, cerca di istruire la massa pubblicando qualcosa sulle varie tradizioni, sui vari tipi di folklore che esistono riguardo questo popolo altro, quindi magari fa anche una differenziazione in base alla zona geografica e quindi a come i diversi popoli percepiscono questo altro popolo misterioso e magico. Il fatto è che in generale, in antichità, soprattutto in Europa ovviamente, abbiamo una descrizione così generica del mondo fatato che è molto diversa da quella che poi ci è stata propinata. Quando io devo descrivere cos'è per me l'aspetto di una fata, mi servo sempre di una carta dei tarocchi, che è di questo mazzo che si chiama Tarot of the Hidden Realm, che ho recensito pure. Nello specifico è un cavaliere di bastoni, ed è questa qua. Questo è il tipo di immagine che io personalmente associo alle fate, ed è l'immagine che più si avvicina a quello che io una volta credo di aver più o meno avvistato, anche se non ci metto mai la mano sul fuoco su queste cose, quindi non sto dicendo che l'ho visto, dico che ritengo di aver visto qualcosa una volta.
però potrebbe benissimo essere stato anche uno scherzo dell'immaginazione. Fatto sta che comunque è un'immagine abbastanza differente rispetto a quella della fatina svolazzante con le ali, perché appunto in antichità non erano viste così. In antichità abbiamo varie classificazioni di popoli sovrannaturali, mettiamola così, che poi in realtà sono più naturali di noi. Abbiamo per esempio gli sci in Irlanda, poi in tutta Europa in realtà abbiamo tantissime differenziazioni di popoli diversi, di specie diverse, proprio come se fosse un bestiario. E in generale però nessuna di queste corrisponde, o quasi nessuna, corrisponde all'immagine odierna. Quindi l'immagine odierna della fata è qualcosa di creato letteralmente ad arte. Ed è questo, secondo me, quello che spinge poi le persone a crederci poco, perché si rendono conto che è essenzialmente un'invenzione, dove invece in antichità le fate e in generale il popolo fatato corrispondevano a quello che magari la gente immaginava essere una razza realmente esistita, oppure una razza che simboleggiava qualcosa di mistico, di imponderabile. Molto spesso nella mitologia, in particolare quella celtica, il mondo delle fate è considerato quasi allo stesso modo del mondo dei morti, quindi c'è la possibilità di perdersi in quel mondo, c'è la possibilità di rimanere legati a quel mondo se mangi il cibo che le fate ti offrono, c'è la possibilità di morire se hai a che fare con le fate, ad esempio se danzi con loro nei circhi fatti di funghi. Quindi hanno decisamente questo alone di mistero, questo alone di immaterialità quasi, come se fossero spiriti più che creature. E in effetti la visione più logica, tra virgolette, che io personalmente approvo, è quella di considerare le fate come spiriti, non come creature. E in quanto spiriti, quindi, fanno parte di un mondo diverso che a volte potrebbe, in qualche occasione, diciamo, intersecarsi con il nostro, però è qualcosa che avviene ovviamente a livello liminale, quindi non in ogni occasione, non sempre nello stesso stato di coscienza che noi abbiamo. Una buona parte del lavoro di stregoneria, ma pure sciamanico potrei arrivare a dire, secondo me consiste nel cercare quantomeno, non per forza di entrare in contatto con questo mondo, perché per come la vedo io è un mondo che a volte è meglio lasciar stare addirittura, però quantomeno di cercare di mettere noi nelle condizioni tali che potremmo poi entrarvi in contatto. Poi succede o non succede, quello è un di più, un altro paio di maniche, però è un lavoro importante nel campo della stregoneria, secondo me, almeno se parliamo di stregoneria che ha qualche elemento tradizionale. Se parliamo di stregoneria moderna, sì, qualcuno fa anche riferimento alle fate, però è un tipo di fate molto più edulcorato, appunto, appunto influenzato da quella che è la visione più contemporanea. Cosa che a me personalmente non piace molto, proprio perché sono consapevole del fatto che le fate così come le conosciamo oggi sono un'invenzione e dunque non è una cosa che a me personalmente interessa. Nel corso degli anni ho visto molto spesso qualche sito, qualche comunità, anche qualche libro, insomma, dove le fate venivano descritte così come esserini alati e bla bla bla. Onestamente, io stesso che sono dentro queste cose, che seguo un percorso neopagano e dovrei avere quindi una mente particolarmente aperta, ho fatto molta fatica a prendere sul serio le varie persone che trattavano questo argomento come se fosse veramente un cartone della Disney, senza nulla togliere a quelle che sono veramente opere d'arte, però qui parliamo di un'altra cosa, parliamo di qualcosa che abbia una qualche corrispondenza in qualche modo con il reale, che sia qualcosa che possiamo veramente percepire ed esperire. Quindi io credo che se dovessi scegliere a quale visione aderire, sicuramente aderirei più alla visione delle fate come spiriti, spiriti legati alla natura a vario titolo. Molto spesso si fa un po' di confusione fra quelle che sono le fate e magari gli elementali, oppure gli elfi della mitologia nordica. E a livello, diciamo, accademico, sicuramente non è una cosa corretta da fare, però è vero pure che a livello di esperienza ritengo sia molto semplice fare questa confusione, perché alla fine sono forze ed energie che, se vi si ha a che fare, può capitare di percepirle magari allo stesso modo. Quindi non è una cosa gravissima, secondo me, dal mio immodesto punto di vista. E quindi nulla, volevo semplicemente così condividere la mia opinione al riguardo, nel senso che
Non credo che quando si parla di neopaganesimo o di stregoneria si debba per forza escludere il discorso fate, perché fra l'altro abbiamo un sacco di testimonianze da parte di streghe del passato, di epoca medievale e più o meno moderna, che hanno confessato o comunque hanno parlato, a volte anche spontaneamente, delle loro esperienze con questo altro mondo, magari le cosiddette fate, magari le chiamavano elfi oppure le chiamavano gnomi. Tutto può essere, però sicuramente nella storia della stregoneria abbiamo qualche fondamento di verità in merito al rapporto fra streghe e fate. Fra l'altro, nella letteratura e nel folklore poi molto spesso tanto la strega quanto la fata vengono viste quasi come un'unica cosa, quindi un qualche rapporto, un qualche legame fra le due ci deve essere. Chiaramente potrebbe essere nato tanto da esperienze vere più o meno quanto da magari anche alcune cose che sono palesemente inventate, però nel tessuto della storia le due sono strettamente legate, quindi quantomeno è qualcosa su cui riflettere, secondo me. Poi è chiaro che la pratica individuale stabilisce se una cosa va bene per noi, quindi se siamo più portati a lavorare con questo tipo di energie oppure no. Io personalmente mi trovo abbastanza, non per forza bene, però è sicuramente qualcosa che mi attrae. Ogni volta che vado nel bosco, per esempio, cerco sempre di aguzzare lo sguardo oppure tendere un po' l'orecchio per vedere se percepisco qualcosina, e però non cerco mai di avvicinarmi a quelle cose che potrebbero essere là fuori, perché appunto io personalmente se fossi uno spirito e stessi per i fatti miei nel bosco, tranquillo, nel mio albero oppure nel mio fiume e quant'altro, non vorrei essere disturbato dall'umano di turno che passa, quindi cerco un po' di mettermi nei loro panni, se ci sono, e quindi magari decido semplicemente di non dare troppo fastidio. Quindi non andrei mai in giro, per esempio, a cercare di evocare una fata. Primo perché non ne ho l'esigenza veramente, secondo perché lo troverei abbastanza irrispettoso. Io almeno se fossi uno spirito fatato non vorrei essere evocato così senza motivo oppure all'improvviso. Più che altro magari accetterei un'offerta, quindi un tipo di pratica che per esempio potrei suggerirvi se vi interessa lavorare con le fate è quello di lasciare qualche offerta, proprio come fareste per gli spiriti della casa o degli antenati o dei morti. Magari andate in un bosco, oppure al fiume, oppure ad un incrocio di sentieri, un crocicchio. Magari se trovate qualche albero che vi così ispira qualcosa di strano, oppure una pianta di biancospino, oppure non so, un sambuco, cose di questo genere, potreste andare lì e lasciare qualcosina, magari un po' di latte, un po' di miele, magari un pezzetto di pane che avete cotto voi. Eviterei prodotti troppo manufatti a livello industriale perché chiaramente non è nulla di particolarmente personale. Magari se è qualcosa fatto da voi, tanto meglio, magari qualcosa che può essere biodegradabile o comunque consumato magari dagli animaletti del posto, qualcosa che non inquini, insomma. Magari quella può essere un'idea, lasciare una piccola offerta di questo tipo, oppure un nastrino, oppure non lo so, qualunque cosa che non sia troppo invadente per l'ambiente, insieme magari a una vostra, così, una piccola preghiera, oppure una piccola intenzione che potete lasciare, un pensiero, una poesia, qualcosa che secondo voi potrebbe essere gradito alle eventuali entità fatate del posto, ammesso che ci siano. Poi è possibilissimo che non ci siano alcune. Non c'è alcuno spirito, alcuna entità lì e va benissimo. Nel peggiore dei casi avete lasciato qualcosa per gli animaletti che verranno, quindi non è sicuramente un gesto fine a se stesso, non è un gesto che andrà perduto e quindi già è qualcosa. Se poi la cosa dovesse essere gradita a qualche spirito, ve ne accorgerete perché probabilmente avrete un qualche tipo di risposta. A livello di superstizione, molti consigliano di non ringraziare le fate per i favori, né tantomeno di sfidarle o di cercare di chiamarle, appunto. Quindi, se volete ringraziare, magari dite semplicemente che vi ha fatto piacere l'eventuale favore che vi hanno fatto. Questo non so quanto riscontro abbia nella realtà, però a volte le superstizioni hanno un qualche fondo di verità, quindi io non correrei rischio. Pure perché con le fate pare che sia meglio non scherzare, molti attribuiscono a questi esseri dei poteri spaventosi, che non sono per forza cose spettacolari e visibili, però magari potrebbero farvi capitare qualcosa di brutto. Molti dicono che le fate sono responsabili degli oggetti che spariscono in casa, oppure delle cadute, delle persone che inciampano,
o degli animali che ci attaccano all'improvviso, quindi diciamo che io non correrei rischio, tutto qui. E basta, adesso chiudere il discorso. Magari se vi interessa l'argomento potrei in futuro fare qualche video dedicato proprio alla classificazione delle fasi, quindi per vedere nello specifico come i diversi popoli percepiscono questo tipo di entità e come li hanno definiti, come li hanno identificati, magari pure con qualche leggenda così di contorno per descriverli meglio, se è una cosa che vi interessa. Detto questo, vi lascio qui, fatemi sapere la vostra, se avete qualche esperienza soprattutto, perché sono molto interessato a questo, e vi saluto. Ciao!